Buongiorno e buon fine anno da Speciale News Web 24. Rimangono in carcere i tifosi dell'Inter che sono stati arrestati per rissa aggravata e anche per altri reati negli scontri del scorso 26 dicembre, prima dell'incontro tra Inter e Napoli, che ricordiamo costò la vita ad un tifoso interista di 35 anni. Nella convalida il giudice ha messo in evidenza che è stata una organizzazione di tipo militare a far sì che avvenissero gli scontri. Purtroppo nessuno degli indagati sembra aver assistito direttamente al momento in cui il tifoso dell'Inter è stato travolto da una vettura. Tra l'altro, lo scontro organizzato è appunto costato la vita, e lo stesso giudice parla di sottocultura sportiva di banda che richiama piuttosto per la tecnica usata uno scontro tra opposte fazioni politiche. Intanto il padre del 35enne tifoso nerazzurro morto, attraverso i social, ha fatto sapere a colui che ha fatto questa incredibile tragedia di costituirsi immediatamente. La campagna sui risarcimenti della malasanità ha scatenato diverse polemiche da nord a sud attraverso uno spot pubblicitario. Il presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici ha lanciato una petizione su una piattaforma online ed ha raccolto abbondantemente le 12.000 firme. Lo spot, che è passato in televisione per il momento, è stato sospeso in via cautelativa. Tra le reazioni più importanti c'è anche quella del presidente dell'Ordine dei Medici di Foggia, nel quale ha messo in evidenza come si cerca di attentare alla base del Servizio Sanitario Nazionale l'alleanza fra medico e paziente. Quando viene interrotto il patto di fiducia con i pazienti, il medico stima la medicina difensiva, che non è la migliore. Fare questo significa un'azione di sciacallaggio nei confronti di chi soffre ed approfittando della propria fragilità. Occupiamoci adesso del meteo, perché è in arrivo per i primi giorni del 2019 una ondata di freddo che potrebbe portare anche delle nevicate in Puglia, in modo particolare in provincia di Foggia. Secondo le informazioni fornite dal Digimeteo e dal nostro meteorologo Antonio Di Girolamo, una sensazione che potrebbe verificarsi nel corso delle prossime ore. Già a partire da domani ci sarà una residua nuvolosità, ma la situazione tenderà a peggiorare nel corso della serata e le temperature rimarranno tra 11 e 12 gradi. Ed eccoci alla pagina sportiva. Si è concluso anche l'ultimo turno del girone di andata per quanto riguarda il campionato di Serie B, e timidi ma importanti segnali sono arrivati dal Foggia, che ieri alle 12.30, nell'anticipo dell'ora di pranzo, ha fermato il Verona con il punteggio di 2-2, recuperando una situazione difficile. Partita bella ed intensa, con i rossoneri che hanno sperato più volte la vittoria. Questo è il quadro degli altri risultati della giornata: Ascoli Crotone 3-2, a Salerno Pescara batte Salerno 4-2, addirittura la Salernitana era avanti di 2 reti, Venezia Carpi 1-1, a Cittadella Palermo batte Cittadella 1-0, Cremonese Perugia 4-0, Benevento Brescia Livorno Padova e Spezia Lecce è finita 1-1. La classifica vede il Palermo in testa con 37 punti, Brescia e Pescara quota 32, Verona e Lecce 30, Benevento a quota 29. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Speciale News Web 24 torna questa sera alle 19. Buona mattinata di fine anno e a più tardi.